down in fishbones. Have to see you now. Alternative contro cultura. Si cercano le ragioni della nostra insoddisfazione. Si analizzano i comportamenti degli individui e delle società occidentali alla ricerca dell'errore di impostazione della personalità. Fra le migliaia di comuni americane e di iniziative di rottura degli schemi abituali di organizzazione, scegliamo la comunità di Twin Oaks, che esiste ed opera da 6 anni con scopi sperimentali precisi, che potrebbero dare indicazioni preziose alla società tutta intera. Abbiamo vissuto con queste persone per alcune settimane e con loro tentiamo di raccontare la storia della comunità. Twin Oaks si propone un duplice scopo. Primo, di partecipare alla creazione di una società che permetta il pieno sviluppo della personalità umana. E secondo, di plasmare gli individui all'altezza di vivere in tale società. Il metodo è quello della sperimentazione, attuata in modo graduale, per arrivare a risposte almeno parziali. Well, people aren't equal. Some people are a lot more intelligent, other people are better looking. Some people have more experience and different experiences and so forth. We don't pretend that they are. È chiaro che gli esseri umani non sono uguali, alcuni sono più intelligenti e più belli e così via. La nostra idea di uguaglianza è che ciascuno sia trattato in modo uguale, non solo davanti alla legge, ma anche in termini di reddito, tempo libero, compagnia e possibilità di educarsi. L'essenziale è che il concetto di ripartizione di quei beni che sono limitati sia tale da non dare adito all'invidia. A proposito del tempo e del denaro, noi apportiamo una correzione importante alla nozione di efficienza che, pur essendo dovutamente apprezzata da tutti noi, resta però in sottordine rispetto al concetto di permettere a ciascuno di imparare altri mestieri o di cimentarsi in nuove attività, dividendo tra di noi quelle eventuali cognizioni che già possediamo. Un caso classico è quello delle costruzioni edili in corso qui. C'è gente che sapeva appena tenere in mano un martello un anno fa e che oggi riesce a cavarsela bene. Ciò è particolarmente vero per le donne, le quali hanno qui delle occasioni più uniche che rare di dedicarsi ad attività non facilmente loro accessibili nel mondo esterno. Esse sono naturalmente su un piede di assoluta uguaglianza con gli uomini. La comunità di Twin Oaks è situata in una fattoria di circa 70 ettari, di cui un terzo coltivabili, un terzo adibiti a pascolo e un terzo boscosi. Sulla proprietà ci sono la vecchia casa che fu acquistata con la terra, un laboratorio e 2 edifici dormitori costruiti da noi, inoltre diversi annessi per gli animali e per gli attrezzi. Il nostro reddito deriva dall'agricoltura, dalle nostre piccole industrie, in particolare quella delle amache e per circa un quarto dal lavoro che eseguiamo per conto di terzi qui o in città. Dall'agricoltura e dall'allevamento otteniamo la maggior parte del cibo, che in parte immagazziniamo nel freezer e in parte vendiamo. Abbiamo calcolato che per ogni membro della comunità spendiamo circa 650.000 lire in contanti all'anno. Per la ripartizione del lavoro, in particolare di quello ripetitivo e di routine, usiamo un sistema da noi chiamato Labor Credit System, una elaborazione del metodo proposto da Skinner nel suo libro Walden 2. Lo scopo di questo sistema è quello di garantire ad ogni membro la libera scelta del lavoro, per quanto possibile, e di graduare il numero di ore lavorate secondo una scala di desiderabilità delle varie attività, per la quale ad esempio un lavoro che pochi o nessuno considerano desiderabile verrà calcolato di più in termini di ore. Il risultato è che in pratica quasi sempre si finisce per fare soprattutto il lavoro che più interessa e che il lavoro meno richiesto è svolto in proporzioni uguali da tutti.
Ogni settimana ciascuno compila un elenco dei lavori che desidera eseguire e che presumibilmente potrà eseguire sulla base delle necessità della comunità. La quota settimanale di lavoro varia da 25 a 50 ore a seconda delle stagioni. The decision-making process at Twin Oaks in the planners' meetings is basically that of consensus. The planners are simply not going to pass any kind of decision if it's not a consensus of the community. Per l'organizzazione e le decisioni della comunità, Twin Oaks usa un sistema di managers in 40 aree differenti della gestione, il che vuol dire che tutti possono occuparsi di almeno una branchia organizzativa. La durata dell'incarico e le responsabilità connesse sono funzione della disponibilità dei singoli, nonché dell'abilità individuale e dell'interesse di altri per lo stesso lavoro. Nessun privilegio deriva da queste cariche. La sola ricompensa è la soddisfazione per il lavoro compiuto e il rispetto e affetto che si stabiliscono nella comunità. Aware of the potential for change in adults, I figured that behavioral engineering, which we talked about loosely because it's talked about in the book that we based ourselves on, in Walden too, I figured behavioral engineering had to do with the raising of small children. Ho scoperto una cosa interessante vivendo qui, cioè che non mi rendevo conto della capacità di cambiare negli adulti. Io stessa non mi aspettavo davvero di cambiare tanto. Credevo che queste cose riguardassero solo i bambini piccoli e che solo a loro si potesse applicare con efficacia la teoria del comportamento. Pensavo che per gli adulti bisognasse accontentarsi di regole e di leggi. Invece qui mi sono resa conto dello straordinario potere psicologico che ha il gruppo di richiedere e di ottenere senza violenza cambiamenti significativi nella personalità di un individuo. Personalmente sono molto meno sprezzante, molto meno aggressiva e molto più attenta a ciò che gli altri pensano e dicono. Ho imparato a rispettare l'opinione anche di intelletti non sufficientemente educati e soprattutto quella dei giovani che riconosco come i miei pari. Venni qui che ero socialmente parlando un'anarchica, parole e nei fatti. Penso di non esserlo più. Credo nelle decisioni che sono prese collegialmente. Del resto, la qualità principale che è richiesta qui è la tolleranza. C'è gente che ha enormi difficoltà di imparare queste cose, spesso per orgoglio. E d'altra parte soltanto un atteggiamento tollerante può riuscire a far imboccare la strada del rispetto e della considerazione per gli altri. I recognize them as my peers in hundreds of ways and live with them as such. There's a sense in which the group is always right. I think that's the major lesson that I have learned. Not the group always has the correct opinions. But when the subject matter is what is a socially acceptable act, there is no way the group can be wrong. You go. And that there's no way I can ever equal that or something. And that you always have the best interests of the community. Il feedback settimanale è una riunione che ha lo scopo di discutere apertamente e in profondità i conflitti derivanti dalla vita in comune. Un ragazzo, Bob, arrivato da poco, esprime il suo risentimento per quello che gli sembra essere l'atteggiamento paternalistico di Kate, una donna che fa parte della comunità da molti anni. I could be here 10 years and you'd still be watching everything and trying to keep your thumb on true. Eve Tracy something. That's what I feel. I want to watch those two say things. Yeah, listen.
È chiaro che gli interessi della comunità ti stanno a cuore, ma io sento che con te vicino devo sempre darti delle prove delle mie capacità. Potrei stare qui 10 anni e sono sicuro che tu saresti ancora lì con gli occhi puntati su tutto. Non è vero, Bob. Ma io vedo le cose così. Perché le vedi a questo modo? Ma è da come si comporta lei. Non sentite come parla di se stessa? Hits me that way, very negatively. Cat, I just can't accept it. I guess I didn't hear you say it as though it was an always thing. No, I didn't, of course. But see, Tracy isn't saying I'm quoting you, following what you said. He's saying I feel. Kate, no, non I mi sembra di averti sentito dire che sarai sempre così con Bob. No, naturalmente. Il fatto è che Bob non sta dicendo Kate, tu hai detto, tu hai fatto. Lui dice io sento così. Mi pare che... perché è sospetto, perché ho paura. Che quando la gente ti conosce bene, capisci anche che ciò che dici non ha quel senso assoluto che sembra avere a prima vista. Però ci deve essere qualche cosa nel modo in cui ti esprimi che fa sì che non sia chiaro. In effetti finisci sempre col cambiare opinione sugli altri quando ne vale la pena. Sempre, certo. Ma allora credi che anche Bob possa fare qualche errore e imparare a sue spese? Sicuro, perché non ci costi troppo. Se io sentissi che lui si fa i suoi bravi conti, starei tranquilla, ma per ora, siccome non ho nessuna prova e lo sento così pieno di entusiasmo, ho una paura, anche irragionevole, se volete, che combini qualche grosso pasticcio. A ogni modo, è tutta questione di conoscerci meglio. Bob, finirai perfino con l'abituarti a sentirmi dire che sono la persona più in gamba qua attorno, se capisci quello che voglio dire. Io sono sicuro che ti potrò provare col tempo che merito la fiducia di tutti. E poi io ti rispetto molto, anche se voglio evitare naturalmente di fare di te un idolo. Questo riguarda te solo, non me. Lo so. L'unica cosa che devi fare per togliermi da quel piedistallo, secondo me, miss, è di smettere di preoccuparti per quello che pensa. Sì, certo. Che da questo momento non sei più sul piedistallo. Ah, sì, ti faccio vedere io. All you gotta do is to stop my power over you is to stop caring what I think. Wow. Well, it's true. I know, but it's not lovely. I don't put you on a pedestal anymore. I don't. I'll show you. Prima di avere bambini, i membri della comunità avevano deciso di prepararsi coscienziosamente e di formulare in una serie di riunioni le norme alle quali si sarebbero attenuti nella cura e nell'educazione dei bambini. Allo stesso tempo venne predisposto un edificio dove i bambini potessero essere allevati. So, anyway, it would be better to have people who are really interested in child raising to do that. And it's not like the parents won't be allowed to do any child raising, because they can take as much part in it as they want to. You know, if they want to be down there like full quota, assuming that anybody's down there. Ci sono persone che sono soprattutto interessate alla gravidanza, altre al parto o ai primi anni di vita dei bambini. Altri si interessano ai bambini quando questi sono più grandi. D'altronde è meglio per i bambini che abbiano più persone ad occuparsi di loro, persone che lo fanno veramente con costanza e con amore. Se i genitori vogliono occuparsi loro stessi dei loro figli, va bene, lo possono fare per tutto il tempo che vogliono. E possono poi contare sempre sulla comunità e su quelli che noi chiamiamo i managers dei bambini, cioè quelle 3 persone che li seguono in continuazione fin dalla nascita. I vari problemi che si presenteranno saranno discussi collegialmente con tutti i membri interessati. L'essenziale è che si segua una stessa politica dell'educazione per tutti e questa è demandata alla comunità. I managers dei bambini prendono poi le decisioni finali nei casi di dubbio. And we'll discuss an issue and we'll probably end up doing a sort of semi-consensus thing like we do in planners meetings. And it's a strict ideological issue or something like that. In any case, the child. Come comunità cerchiamo di eliminare la possessività dei rapporti familiari che tanto pregiudica lo sviluppo psicologico di liberi individui. If it's not in a work situation, there is a tendency not to know other men or not to make an effort to go out and to understand what other men are thinking about other subjects besides construction or whatever they happen to be doing. Work-wise around the community. And so this is more of an effort to get to understand men in other situations and in other fields and to try. Anche qui nella comunità gli uomini non riescono ancora a comunicare tra di loro a un livello che non sia quello del lavoro. Tra noi uomini cerchiamo ora di comprenderci meglio per poterci esprimere più profondamente e chiarire la natura dei nostri rapporti con le donne e con gli altri uomini. Molti di noi non sono soddisfatti di questa dicotomia sesso-lavoro, della separazione tra sfera sentimentale fisica e sfera intellettuale che si infiltra anche qui.
Questo vale per ambedue i sessi e per tutti quei rapporti completi possibili, uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo. E forse la società nella quale siamo cresciuti, che ci ha condizionati a comportarci in modi prestabiliti e differenti a seconda che si tratti di uomini e di donne. Certamente queste restrizioni ci paiono ora artificiali, ma non abbiamo ancora elaborato sufficientemente le nostre teorie e la nostra pratica per poter stabilire una norma differente, salvo il principio della piena libertà individuale. Distribuire fra gli altri, o piuttosto mettere a disposizione degli altri le cose che abbiamo portato con noi, ci aiuta a capire la natura e il meccanismo della gelosia. In fondo cosa succede? I miei dischi, i libri, i vestiti sono a disposizione degli altri e i loro a mia disposizione. Non solo la cosa non mi ha ferito, ma al contrario mi ha fatto piacere vedere che altri potevano approfittare delle mie cose anche meglio di me, e io mi trovo ora con una possibilità di scelta impensata prima. That's good. What? Not moving appreciably. La presenza degli altri e la loro affettuosa comprensione sono di grande aiuto nei problemi di gelosia. Anche quando esiste la volontà di modificare il proprio comportamento, non si riesce poi in pratica ad evitare sempre le conseguenze della nostra educazione e chissà fino a che punto del nostro istinto. What has happened to your relationship with Josie? What is that? You feel it isn't? I thought after the accident that things, at least in Josie's part, flamed up. Come vanno le cose con Josie? Non so. Credevo che dopo il tuo incidente ci fosse stata una ripresa di fiamma da parte di Josie. E che ho deciso di chiudere con questa relazione perché io non ce la faccio ad accettare Ken come amico. Non credo di riuscirci. L'ideale per me è di poter arrivare a dire che quello che rende felice lui rende felice me, indipendentemente dalla persona con la quale sta. Sì, sarebbe perfetto, ma non succede a tutti. Io so che quando mi sento insicura in generale è anche quando mi sento più portata ad essere gelosa, cioè ad aspettarmi qualcosa da Steven invece di darlo. Per me è anche una questione ideologica poter riuscire a dividere con altri ciò che ho. D'altra parte, con Steven non avrei avuto scelta. La nostra relazione è cambiata. Non so dirvi se è migliore o peggiore di prima. Forse è a un livello più alto. Sappiamo bene ciò che sentiamo l'uno per l'altro. Ed è da questa sicurezza che ci viene la forza per non rinchiuderci nell'egoismo della coppia. Forse siamo più fortunati di altri. Ci conosciamo e rispettiamo da molti anni. I think the reason that the attempt at utopian society makes sense today more than has made sense at certain periods in the past is that there is a very large group. I'm talking about. Credo che il tentativo di costruire oggi una società dell'utopia abbia maggiori probabilità di successo che nel passato, perché esiste come substrato il vasto gruppo dei giovani della classe media, dotati di un'ottima educazione e non adeguatamente utilizzati dalla società dei consumi, della quale non condividono l'ideologia. Penso che siamo favoriti in questo dal fatto che manteniamo un atteggiamento strettamente sperimentale di fronte alla nostra comunità, perché non partiamo dalla premessa di una verità comunque rivelata a priori. Ciò che mi interessa ora è fondare un'altra comunità legata a questa, almeno economicamente. Questo vuol dire mettermi in contatto con le molte persone interessate alla vita comunitaria, cercare il terreno, studiare il finanziamento. E dopo so già che ci saranno i problemi dei rapporti fra le due comunità e se tutto funziona bene si penserà ad una terza e così via. No, no, non c'è fine possibile a questa attività nella quale credo, non nell'arco della mia vita. Non mi stuferò mai di vivere. And so I set my personal energies towards seeing this come about.